Cari amici, abbiamo un nuovo inquilino. Eccolo qua. Sapete come si chiama? Leone. I miei bimbi l'hanno voluto chiamare Leone. Ce l'ha un po' del leone. Leone il gatto fifone. Bellissimo. Bene, allora, visto che abbiamo un nuovo arrivato nella nostra casa, purtroppo la Toma a dicembre ci ha abbandonato, e allora adesso abbiamo Leone. Guarda che bello che è. Bene, questo leone avrà bisogno proprio di una nuova culla, e noi andremo a fargliela. Ok amici, allora, come vi dicevo, ho preparato già un po' di listelli di legno. Ecco, speriamo che si vedano bene. Eccoli qua. Ho preparato tutto un po' di listelli, adesso ne andrò poi a prendere degli altri per poter iniziare a fare il nostro... è saltata la luce. No. Si vede? Spero di sì. Ok, allora, ho preparato questi listelli di legno, come dicevo, e ora andiamo a fare il taglio del primo pezzo del nostro bel lettino. Ed ecco amici, io ho preparato 4 listelli che li ho fatti della lunghezza di 50 cm, no? Che sarà praticamente la base del nostro lettino per gatti. E, sì, secondo me come misura va più che bene. Dopo, se uno ha un gatto più grande o ha 2 gatti, insomma, può farlo un po' più grande, un po' più piccolo. Però diciamo che una misura standard da 50 per, adesso in questo caso è 31. Comunque già 50 x 30 come misura, secondo me è già più che ottimale. Ora cosa andremo a fare? Andremo a fare il recinto, praticamente le sponde laterali del nostro bel lettino. Andiamo a fare le sponde laterali, poi andrò a fare anche 2 piedini sotto per tenerlo un po' rialzato da terra. Così, insomma, stando anche rialzato da terra, soprattutto nel periodo invernale, è vero c'è il cuscino, è vero c'è qualsiasi cosa, però metti che cade il non so, si ribalta la cosa dell'acqua, insomma, dove beve il gattino, potrebbe andare a bagnare tutto sotto, e quindi noi, andando a fare una sorta di piedino di sotto, insomma, per evitare qualsiasi tipo di cosa, andiamo un po' a rialzare il nostro lettino dal pavimento. Ok, procediamo con i 2 piedini, uno di qua e uno di là, e poi vado a iniziare a preparare le bordi laterali. Adesso vado a fare il taglio dei nostri listelli, e così dopo andiamo un po' a montarli. Bene, procediamo. Ecco, amici, come vedete, ho preparato i 4 listelli a 31 cm. Come vedete, sono rigorosamente fatti di materiale di recupero. In questo caso sono listelli di pallet. Questi sono listelli di qualche legno che ha, non so, non mi ricordo. Invece questi dove sono forati, sono listelli di pallet. Allora, ovviamente la parte inferiore della nostra struttura, quando noi andiamo ad attaccarla, deve essere fatta con listelli dello stesso spessore. Io l'ho preso anche sottili, insomma, non è che ci vuole qualcosa di particolarmente spesso, insomma. L'importante è che, secondo me, un po' tutto il lettino stia un pelo rialzato dal pavimento. Bene, andiamo subito ad attaccare i nostri pezzi di pavimento. Io li tengo circa
qua il metro. Sono particolarmente raffreddato, cioè veramente quest'anno è stata una tragedia. Ecco, io li tengo circa a 4 cm di distanza. 4 cm secondo me vanno più che bene dalla parte esterna. Bene, andiamo ad attaccare i pezzi del nostro pavimento, insomma, della nostra base. Ed ecco qua la nostra struttura già praticamente impostata. Già impostata, dove si inizia un po' a vedere come va formandosi il nostro lettino. Quindi, lunghezza da 50, due listelli sotto per tenerlo un po' rialzato. Se uno vuol fare i quattro piedini con una sorta di scaletta davanti per tenerlo, per fare una cosa un po' più particolare, lo farà. Comunque lo farò in seguito questo video, magari non nel brevissimo, amici, perché mi sono già fatto una sorta di scaletta per tutto il 2019, a dire la verità. Però insomma vedremo poi di modificare, anche perché un po' le mode cambiano e quindi ci adeguiamo un po' a quello. Due piedi sotto e i due listelli laterali. Allora, i due listelli laterali ovviamente devono in fuori più o meno la stessa misura. Ecco, tenete sempre presente quei 5 cm che debbano venire fuori. Quindi devono essere circa di una larghezza di 7 cm. Così prendono lo spessore della base praticamente, più vengono fuori quei 5 cm da poter mettere all'interno un bel cuscino. Ok, adesso io andrei a dargli una bella levigatura prima di andare a chiudere gli altri due lati, perché così mi trovo, faccio molto meglio a pulire i listelli. Un'altra cosa che volevo dirvi, che non preoccupatevi tanto se i listelli della base non sono dello stesso spessore, cioè che non sono tutti uniformi alla stessa misura, perché tanto, amici, sopra ci va un cuscino e quindi il cuscino va a coprire un po' tutto. Se avete gli listelli della stessa misura, tanto meglio. No, sta venendo bene, si vede, vero? Sì. Tanto meglio. Se invece non avete gli listelli della stessa misura, ma avete gli listelli con uno da, è ovvio che non può esserci il centimetro di differenza, però se avete gli listelli con 1-2 mm di differenza uno dall'altro, non preoccupatevi ad andarli a mettere, perché tanto dopo, quando andrete a mettere sopra il cuscino, la base, diciamo che la parte, quella che si vede un po' meno. Bene, procediamo con il lavoro. Adesso io vado a dargli una bella levigatura, una bella pulitura, così iniziamo un po' a vedere la mutazione di questo lettino per gatti, anzi per il mio leone, per il mio nuovo leone che è arrivato in casa. E procediamo, via! Ed ecco amici che dopo una bella levigatura il risultato continua ad essere migliore, quindi comincia a diventare un bel po' più carino, no? Quindi vi faccio vedere. Quando ho preso gli stelli prima come erano, insomma, e come sono adesso. Io gli ho dato solo una passata di levigatura, solo una, quindi questo è un video, essendo un video dimostrativo, giusto per darvi un'idea su come fare il lavoro. Dopo, insomma, se uno ha intenzione di farlo, se lo fa per conto suo. Ovviamente non c'è bisogno di andare a comprare levigature, levigatrici, a nastro o quel che è. Basta prendere, amici, un po' di carta vetrata. Scusate se sono, ma sono raffreddato, quindi allora prendete un po' di carta vetrata, no? Prendete un foglio di carta vetrata, prendete un pezzettino di legno circa di questa misura, no? Arrotolate la carta vetrata sul listello di legno e poi cominciate a grattare. È semplicissimo, amici. Non c'è bisogno alcuno di andare a comprare attrezzi particolari o qualsiasi cosa del genere.
Volete farvi un lettino, ci vuole un martello, qualche chiodino, una sega a mano, perché la sega ci vuole per forza per tagliare il legno, e un foglio di carta vetrata. Il martello ce l'abbiamo in casa, chiodini bene o male ce l'abbiamo in casa. Comprare un foglio di carta vetrata costerà circa un euro, che comunque poi vi rimane anche per fare altre cose. Quindi possiamo quasi dire che il costo per fare una cosa del genere, avendo questi materiali già in casa, è il costo, come gli altri lavori che vi ho fatto vedere, è pari a zero. Bene, procediamo con fare la parte dietro. La parte dietro prendiamo un listello più grande, vedete, in questo caso ho preso un listello più grande, si può fare anche con dei listelli, però io ho già questo un po' più grande. Ecco, come vedete, io adesso vado a tagliare il nostro listello. Io vado a tagliare il nostro listello a questa distanza. Aspettate che mi giro meglio, che ve lo faccio vedere. Ecco. Come vedete, questo listello è più grosso, è più largo. Ecco, io adesso vado a fare il taglio in quell'angolo lì, così ho anche già la parte dietro del nostro bellettino. Ok, procediamo col taglio. Ok amici, come vedete oramai siamo arrivati proprio già verso la fine del nostro lavoretto. Allora, come vi ho fatto vedere, questo qui è una cosa, diciamo, un lavoro base del nostro lettino. Se uno vuole andare a fare una cosa un po' più sofisticata, vuole andare a rialzare le pareti, è semplicissimo, guardate amici, basta alzare le parti laterali dei nostri listelli. Non ci vuole tanto, poi magari si può mettere un listello un po' più piccolo sui bordi laterali, no? In verticale, che vada a prendere praticamente tutti e due i nostri listelli. Però essendo un semplice lettino per gatti, se noi vogliamo vedere se il nostro gatto è all'interno del nostro lettino, anche da distanza, non so, abbiamo una stanza abbastanza lunga, insomma riusciamo a vedere dalla distanza se il nostro gatto è all'interno del proprio lettino. Ok amici, non mi resta altro che fare la parte anteriore. Adesso andiamo a prendere un altro bel listello e andiamo a chiudere il nostro lettino per gatti. Bene, procediamo. Ok, anche qui come vedete stessa cosa, un altro listello del pallet, semplice listello, sempre della larghezza di 7 cm, andiamo a posizionarlo nella parte frontale del nostro lettino, dove noi andremo a prendere la misura, praticamente stiamo a filo sia da quella parte di là che dalla parte di qua, e qui andremo a fare il nostro segno, dove noi dobbiamo fare il taglio per andare a chiudere il nostro lettino. Poi dopo, se noi questo lo vogliamo tenere un po' rialzato o tenerlo un po' più basso perché non ci piace vedere i piedini sotto, quello non c'è problema, poi uno decide come vuole metterlo. Ok, andiamo a fare questo taglio. Eccoci qua amici, il nostro lettino è praticamente oramai completato. Faccio una piccola carrellata. Come vi ho già detto prima, è un lettino particolarmente semplice, niente di particolarmente raffinato. Diciamo che cerchiamo sempre di usare lo stesso discorso, di fare dei lavori semplici a costo praticamente pari a zero, con legno ovviamente tutto riciclato. Ecco, dopo se uno vuole fare dei fronzoli particolari, dopo lì sta un po' la fantasia di ognuno di aggiungere le cose come più gli piace. Può rialzare, come ho detto prima, la parte di dietro, fare una sorta di innalzamento delle due pareti laterali, dipende anche poi dallo spessore del cuscino che uno ha, perché poi alla fine deve piacere a noi, perché al gatto l'importante è avere un bel cuscino soffice
dove poter mettersi a dormire. Ok amici, io adesso gli do una piccola verniciatura e poi dopo abbiamo finito. Ed ecco amici il risultato finale del nostro lettino per gatti, creato con materiale di recupero. Allora io l'ho verniciato con un bel noce all'acqua. Guardate che bel effetto di verde che danno i nodi sotto la luce. Io lo vedo bene, adesso non so se voi con la camera lo notate, però i nodi danno proprio quel risalto di quel colore, un verde. Comunque, e qui dopo dobbiamo dare libero sfogo alla fantasia, un bel cuscino, un bel chiaro, un bianco, oppure anche tipo un viola, un fucsia. Anche questi colori qua con il noce ci stanno particolarmente bene. Ho appena finito di fare delle panchine per un locale dove le abbiamo fatte tutte color noce e la proprietaria ha sfoggiato un bel fucsia. Certi fucsia e certi tortora, comunque erano belli tutti e due, ci stavano veramente veramente bene. Ok amici, mi fermo qua, il nostro leone avrà un lettino con gli...